Buongiorno, oggi è domenica 24 maggio, questa è la rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione. Cielo ancora variabilmente nuvoloso sull'intero territorio Alto Tesino, non dovrebbero esserci più precipitazioni. La tendenza è quella di un lento ma costante miglioramento. Matteo Berto in regia, col suo aiuto, un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo. Oggi in edicola il Corriere dell'Alto Adige, ovviamente il tema è quello del ballottaggio, nodo astensionismo. Oggi si vota dalle 7 alle 21. La cronaca cura del quotidiano Alto Adige, oggi al voto per i sindaci, identica apertura, Bolzano, Merano e Laives, urne aperte fino alle 21 e poi gli auguri che arrivano dal Presidente della Repubblica Mattarella, auguri direttamente al quotidiano Alto Adige per il compleanno di tutto rispetto, 70 anni di attività. La cronaca come sempre che ci arriva dalla Germania, ogni domenica con la Bild am Sonntag, l'apertura è dedicata interamente allo sport, al campionato di calcio germanico, uno dei campionati più importanti e più seguiti a livello internazionale, una serie di notizie e approfondimenti, chi vince il campionato, chi non riesce a rimanere all'interno di questa lega e chi lascia poltrone molto famose, panchine molto famose che vedono un cambio di guardia. Sempre la Bild am Sonntag si occupa di una tragedia nel nord della Germania, nell'abitato di Pfingst, 6 persone sono morte nell'incendio che ha devastato la struttura dove vivevano. E poi le prime foto del bambino, dei bambini nati, 4 gemelli da una donna di 65 anni. Sembra che tutto sia andato per il meglio, bambini nati con alcune settimane di anticipo. Torniamo in provincia di Bolzano con il settimanale Z, in edicola come ogni domenica al posto del quotidiano Dolomite, in una storia tutta da leggere a pagina 4, 5, ma anche 36 e 37 per un ragazzo di Velturno, Julian Torgler, che cerca di coronare il suo sogno di costruire una macchina dedicata al campionato di Formula 1. In un team a livello internazionale, ingegneri di spicco per cercare di arrivare a questo importante risultato. Grande successo per Karin Knapp, vedremo tra poco i dettagli di questa notizia, di questa nuova eccellenza per lo sport altoatesino. A livello nazionale, con il Corriere della Sera, Euro, avvertimento di Draghi. Mattarella intanto interviene sul caso pensioni, bisogna mantenere il rispetto tra governo e consulta. Il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, dice le differenze tra paesi possono diventare esplosive. E per quanto riguarda la tensione a livello internazionale, Palmira, bandiera nera sui tesori dell'antichità, è diventato impossibile fermare l'ISIS? Questa è la domanda. Forse no. Si cerca di dare una risposta a pagina 12, 13, 25 e 28 del Corriere della Sera. La cronaca economica con il Sole 24 Ore, la SPA salva aziende, parte con 830 milioni di euro. Nella società pubblico-privata, fondi garantiti per il 70%, primo test per l'Ilva, Guidi dice veicolo per superare le ristrutturazioni. Torniamo alla cronaca dalla provincia di Bolzano con il quotidiano Alto Adige. Abbiamo visto, ci si occupa di ballottaggio, ci si occupa del compleanno dell'Alto Adige che festeggia 70 anni di attività, ci si occupa anche della manifestazione ieri in Piazza Mazzini a Bolzano, famiglia e diritti, piazza divisa tra sentinelle e gay. Vedremo tra poco i dettagli. Medici di base, super stipendi come i primari, la sanità, sappiamo la notizia, l'abbiamo vista ieri anche sul quotidiano, in lingua tedesca Dolomiten. Grande guerra, Compatscher va ad Innsbruck, il centenario, le celebrazioni a pagina 18 e 19. Una petizione a Casanova per la linea 16, la chiedono i viaggiatori, la chiede l'utenza. Tutto questo accade a Bolzano. E poi abbiamo visto il successo per Karin Knapp che trionfa a Norimberga nel torneo di tennis internazionale. L'atleta pusterese supera in finale in 3-7 l'amica rivale Roberta Vinci. Andiamo allora a vedere il dettaglio, la polemica sul tricolore.
Grande guerra, Stoyer dice la memoria corta di italiani e sudtirolesi, il governo ha sbagliato, ma qui c'è un vittimismo che non affronta le varie colpe. La soluzione giusta era mettere la bandiera a mezz'asta con Paccer, è un uomo leale e equilibrato, il problema vero sono gli Schützen, e intanto continua Stoyer, gli italiani pensano solo al Piave, i tedeschi alle Dolomiti, difese poi perdute, ma tutti si dimenticano che nel periodo hitleriano e si dimenticano anche del collaborazionismo. Rimaniamo in qualche modo in tema, il centenario, la Grande Guerra, celebrazioni ieri ad Innsbruck con Paccer alla cerimonia dell'Euregio, le celebrazioni per la Grande Guerra in chiave tirolese insieme agli Schützen, oggi intanto a Bolzano, come promesso, bandiere a mezz'asta, l'ex ministro Giovanardi dice questo è un errore. E allora andiamo a vedere per lo sport il successo di Karin Knapp che conquista il titolo a Norimberga, battendo la Vinci, primo torneo sulla terra battuta, prestigioso successo della tennista pusterese, si afferma in 3-7 con il punteggio finale di 7-6, 4-6, 6-1. È tutto per la cronaca del quotidiano Alto Adige. Andiamo a vedere il dettaglio della prima pagina del Corriere dell'Alto Adige. Oltre al tema del ballottaggio, oltre al tema delle celebrazioni per l'entrata in guerra dell'Italia, sono passati 100 anni. Sappiamo polemiche anche riguardo il tricolore. Ci si occupa della cronaca che arriva dal comune di Bolzano: personale insufficiente, maxibando per gestire 4 musei. E poi sentinelle in piazza, Centaurus dice sono intolleranti, duello ravvicinato sui diritti, vedremo tra poco questa notizia. Venduto dai bisognosi, il giornale Zebra, il giornale che aiuta gli ultimi, le copie sono triplicate. E poi la riflessione per la Pentecoste nel segno del sinodo diocesano. Maico, rilancio grazie alle esportazioni, ci si occupa di una nuova eccellenza in ambito industriale in provincia di Bolzano. Maico, l'azienda che produce serramenti, fattura oltre 56 milioni di euro. La formazione mirata ha dato i suoi risultati. Andiamo a vedere allora il dettaglio delle notizie. Ogni guerra è una sconfitta. Abbiamo visto governatori riuniti ad Innsbruck, Bolzano, Trento e Tirolo. Per quanto riguarda la cronaca che arriva sempre dalla prima pagina del Corriere dell'Alto Adige, crisi superata grazie all'export, parlano i vertici di Maico, l'azienda che sbarca anche in Sud America, in Nord Africa. I vertici, il numero uno dice, formiamo meglio i nostri dipendenti, sono 300 milioni di euro i ricavi dell'intero gruppo negli ultimi 12 mesi. E Tecnoalpin investe in Tirolo, centro di ricerca, i lavori sono partiti. È tutto anche per la cronaca a cura del Corriere dell'Alto Adige. Come sempre io vi ricordo uno dei nostri appuntamenti, in particolar modo quello con 2M al quadrato, la trasmissione di 4-5 minuti in forma bilingue. Vi portiamo a Chiusa per scoprire i segreti della visita alle porte di Bressanone, nel paese, alle porte di Bressanone, di Albrecht Dürer, uno dei più noti pittori a livello europeo, a cavallo tra il 400 e il 500, ha lasciato il segno, è proprio il caso di dirlo. Potrete scoprire di più oggi seguendo 2M al quadrato su Video 33 e su SDF al termine dell'approfondimento settimanale dedicato agli avvenimenti degli ultimi giorni. Come sempre c'è un sito internet www.2m2.tv/it/de a seconda della lingua che volete scegliere. Ci fermiamo qualche istante e poi andiamo insieme a vedere che tempo farà in questa giornata di domenica. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Speck Alto Adige affettato Senfter. Prosciutto cotto Praga Senfter. Qualità e gusto. Senfter. Saper fare, saper vivere. Nel panificio Conduzione Familiare Trenker si prepara esclusivamente pane e dolci di alta qualità, con materie prime sane e genuine. Farine, cereali selezionati e spezie di prima scelta che distinguono da sempre il pane e i dolci di Trenker. Da 60 anni, Trenker è sinonimo di genuinità, tradizione e qualità, con un servizio impeccabile. 7 filiali in Val Pusteria, 6 a Bolzano e 2 a Lienz. E per ordinare dolci e pane fresco, chiamate il numero 0474 972 112.
attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sabato dalle 8 alle 11.30. Panificio Trenker. Il pane è natura. Video 33 torna in campo per il ballottaggio del 24 maggio a Bolzano, Merano e Laives. Lunedì alle 6.40 del mattino vi proporremo un'edizione della rassegna stampa arricchita da interviste. Sempre lunedì alle 13 Video 33 trasmetterà un'edizione speciale del telegiornale. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom ogni giovedì alle 20 su Video 33. La prima immagine che vi proponiamo questa mattina ci arriva da San Genesio. Vedete l'orizzonte, le nuvole che tendono a lasciare spazio al cielo sereno. Andiamo a vedere quello che accade sull'altopiano del Renon, sembra alcuni minuti dopo le 6 di questa mattina. Come sempre ci spostiamo all'imbocco, alle porte dell'abitato di Foresta in direzione di Merano e diamo un'occhiata anche a quello che accade all'inizio della Val Venosta. Io vi ricordo che la collaborazione con l'ufficio meteo della provincia anche oggi ci permette di dare un'occhiata alle immagini che arrivano dal satellite. Vedete le nuvole che tendono comunque a diradarsi e a lasciare il nord Italia, quindi anche la nostra provincia. Come sempre la grafica per capire quello che ci attende nel corso della giornata, con un'occhiata anche alle temperature. Vedete finalmente assenza di precipitazioni, sole sempre più presente, nuvole più rade e temperature massime intorno 24 gradi Bolzano, 23 gradi Merano, in risalita i valori massimi anche nel resto della provincia di Bolzano. Gli aggiornamenti sono come sempre a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. Anche oggi alcuni appuntamenti da non perdere. Prosegue l'esposizione dei lavori di design dei ragazzi della Libera Università di Bolzano allo Forst Shop di Foresta. Prosegue il concorso ippico a Prati di Vizze, così anche come la festa della musica ad Oris il 29 di maggio, attesa per l'edizione 2015 del Trail Trophy all'Aces. Io vi ricordo ancora una volta anche il nostro sito internet www.video33.it, potete rivedere questa edizione della nostra rassegna stampa, l'edizione dei nostri telegiornali all'interno della Mediateca Online, i principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore. www.goinfo.it, il portale All News da non perdere, da non dimenticare, per rimanere informati e aggiornati 24 ore su 24 riguardo tutto quello che accade in provincia di Bolzano. Vi ringrazio come sempre per aver scelto ancora una volta l'informazione di Video 33. Vi ricordo che l'informazione torna in diretta domani alle 6.40 con lo speciale Elezioni, i risultati dei ballottaggi per quanto riguarda Bolzano, Merano e Laives. Grazie e buona giornata. Ariete, Venere in opposizione non ti regalerà proprio una gran giornata, andrà meglio per i single che non saranno interessati all'argomento amore. Toro, il sole splende e forse per la prima volta nella tua vita sei consapevole del tuo valore e di quello che puoi fare. Grande impegno. Gemelli, Mercurio ti invita a mantenere i piedi per terra. Oggi dovrai dimostrare grande concretezza e porterai a casa conquiste inaspettate. Cancro, mantieni la calma e fai un passo indietro. Forse non è il momento per chiedere un aumento al lavoro o per intensificare l'allenamento in palestra. Leone, forse la troppa stanchezza non ti fa dormire bene o forse troppi pensieri e qualche preoccupazione. Fai una colazione ricca di vitamine. Vergine, la passione non sarà proprio il motore delle tue giornate, non di oggi. Venere vacilla. Bilancia, bene l'amore o in generale la sfera degli affetti. Buona, ma meno del solito, la sfera professionale che risente un po' della confusione tua e del team.
Scorpione, Saturno in quadratura non ti rende la vita facile, soprattutto in amore. Quante mancanze o assenze hai da farti perdonare? Sagittario, oggi troverai una particolare sintonia in un collega con il quale fino a sera avrai già condiviso la tua vita. Capricorno, felice, innamorato e fiero del tuo lavoro, deciderai di prendere un giorno di ferie o anche solo un paio d'ore di permesso. Bisogna imparare a fermarsi. Acquario, Venere ti darà una mano a tirar fuori i sentimenti e i pensieri che hai dentro da un po'. Giornata piena di amore, progetti, passione. Pesci, il firmamento splende per te. Nulla che non vada e nessun imprevisto, che anche se ci fosse, non avrebbe il potere di toglierti il sorriso. Thank you.